Il Centro Studi Beppe Fenoglio è un'associazione che si occupa ovviamente dello scrittore di Beppe Fenoglio, della storia del Novecento di Alba e delle Langhe, di Pinot Gallizio e cerca appunto di promuovere la cultura di questo salto in avanti di questo territorio in tutta Italia, ma in realtà grazie a Beppe Fenoglio e Pinot Gallizio riusciamo a farlo in tutto il mondo. È una onlus fatta di tanti soci piccoli e grandi, voluta all'inizio degli anni 2000 dal Comune di Alba, dalla Fondazione Ferrero e da altri enti come la Regione Piemonte, la Fondazione CRC e tanti privati che hanno conosciuto personalmente oppure dopo Beppe Fenoglio attraverso i suoi libri e hanno deciso appunto di dare un contributo alla cultura di questo territorio. Noi ci occupiamo tantissimo di didattica con le scuole e da qualche anno, da quando siamo qui come sede a Casa Fenoglio, anche di aprire le porte di questi spazi ai turisti, perché insomma la gente veniva a bussare alla porta di Casa Fenoglio per visitarla e quindi ci è sembrato necessario anche rendere fruibili gli spazi per i turisti culturali che qui arrivano. Beppe Fenoglio, scrittore partigiano, come diceva lui, queste erano le uniche due parole che lui voleva come qualifiche. Scrittore di Langa, albese doc, possiamo dire, nel senso che amava la sua città, amava il suo territorio, criticandoli anche, perché era senza dubbio una persona che ha inseguito la verità nei suoi libri e anche fuori dai suoi libri con le sue scelte, come per esempio quella appunto di salire in collina l'8 settembre 1943 e decidere quindi di diventare un partigiano. È bellissimo parlare di Fenoglio e fare questo lavoro perché è un personaggio che entra, insomma, uno scrittore che entra un po' sotto pelle, come io dico spesso, nel senso che i suoi lettori si definiscono fenogliani. Quindi c'è un'appartenenza molto forte, quando si legge Beppe Fenoglio sembra quasi che lui stia parlando a noi in una maniera veramente da questione privata, citando un suo celebre libro, ed è stupendo vedere appunto l'affetto dei lettori che arrivano qui per cercare un punto d'incontro con lui. Uno scrittore che si definiva "Io sarò un brocco, ma un brocco brado", nel senso che era effettivamente libero e la scelta di ciò che erano i temi della scrittura, dei libri che voleva presentare agli editori, era una scelta molto libera e anche forse in quel momento storico in cui lui scriveva, difficile. Non sceglie mai di andare dietro all'editoria e ai gusti, diciamo, dei lettori, ma sceglie spesso di affrontare dei temi anche un pochettino scomodi. Il fatto stesso che lui parli della resistenza senza edulcorare i fatti, ma raccontandoli per quello che erano, così come il libro che appunto racconta la malora di queste colline. Sono temi che lui vuole affrontare in tutto e per tutto senza sconti e questo probabilmente è il motivo per cui oggi lui è così contemporaneo ed è così amato dai lettori anche molto giovani. È uno scrittore che appassiona tantissimo qua al Centro Studi, arrivano studenti. Non solo italiani, appunto, ma spesso che sanno a memoria i suoi libri e me li citano. E quindi, insomma, credo che sia eccezionale trovare dei ragazzi che hanno imparato un testo letterario a memoria di loro spontanea volontà. Fenoglio sulla traduzione è un discorso molto particolare, perché la particolarità di Fenoglio è che lui amava l'inglese. Lo conosceva benissimo, tanto che Italo Calvino diceva di lui che Beppe pensa in inglese.
E Fenoglio quindi inizia a essere un traduttore quando è un ragazzo, per cui questa sua attività di traduttore, diciamo appunto scolastico, probabilmente lo porta anche già a predisporsi poi nella scrittura ad alcuni canoni di traduzione. Fenoglio spesso quando scrive di getto scrive in inglese e poi si traduce. In questa trasformazione, diciamo, della scrittura, lui fa innanzitutto un lavoro di auto-editing molto particolare per uno scrittore e poi veramente va incontro a un italiano, crea un italiano, possiamo dire, uno stile molto asciutto e potente che sicuramente si presta particolarmente bene ad essere tradotto, certo con delle grosse difficoltà legate all'utilizzo del piemontese, di termini che derivano dal piemontese, però se noi prendiamo il Partigiano Johnny che non pubblica lui in vita, quindi rimane di fatto una via di mezzo tra quello che sarebbe stato il dattilo scritto finale, ci troviamo tantissimo in inglese. Tantissimi termini in inglese perché lui appunto non aveva finito di metterlo in italiano e allo stesso tempo ci troviamo dentro degli elementi molto piemontesi e quindi insomma difficili anche a volte da spiegare e raccontare. Devo dire che capita che dei traduttori di Fenoglio ci chiamino, scrivino per chiederci indicazioni. Se parliamo per esempio appunto del libro La Malora, già il titolo diventa difficile da tradurre letteralmente. Ecco perché allora in quel caso lì è il concetto che deve essere spiegato al traduttore. Quindi sicuramente sì, un passaggio in più deve essere fatto. La cosa anche eccezionale di Fenoglio è che lui è un inventore di parole. Ci sono tantissime parole, appunto, per esempio nel Partigiano Johnny, che non sono presenti nel dizionario italiano, perché sono parole che derivano già da una sua elaborazione dall'inglese all'italiano. E allora in quel caso lì sicuramente da parte di altre lingue, l'inglese credo che sia più facile perché si ritorna un po' alla radice da cui era partito lui, in altre lingue sicuramente la difficoltà è notevole. Al momento per esempio appunto La Malora è in traduzione in arabo e quindi è già stato da noi il traduttore. Venuto qua, è stato un paio di giorni qui per cercare di chiederci alcuni particolari che non aveva effettivamente capito fino in fondo. L'anno scorso abbiamo avuto tre università tedesche ospiti qui per una settimana perché stavano finendo delle traduzioni legate ai 23 giorni e anche in quel caso ci siamo ritrovati a dover mimare alcuni movimenti piuttosto che alcune scene per far capire qual era veramente quello che Beppe voleva raccontare in quel particolare passaggio. In un passaggio del suo diario lui dice appunto che le sue radici sono suo padre, Fenoglio di Monforte d'Alba di origine, la madre del Roero e questi due sangui fanno una guerra nelle mie vene e quindi insomma questa compresenza di Langhe Roero dentro alle sue vene la descrive proprio lui in questo modo. E poi diciamo che il territorio per Fenoglio è, insomma, è un protagonista, addirittura in alcuni passaggi in inglese lui le Langhe le definisce, gli dà una personalità, una personificazione, sono sci. Quindi diventano veramente un elemento forte, quasi umano. Fenoglio dice in una questione privata che le Langhe, quelle sue colline, sarebbero dovute essere lo scenario della sua vita, del suo amore, ed erano invece diventate lo scenario della sua guerra. Le Langhe per Beppe sono qualcosa di fondamentale.
lui non poteva prescindere da andare in Langa, da salire ogni volta che fosse possibile a passeggiare per le sue colline, a raccontarle nei suoi racconti. Andava spesso con il suo amico Aldo Agnelli, fotografo notissimo di Alba, a camminare appunto sulle Langhe per fotografarle, quindi c'era anche questo aspetto così della bellezza che mostrano. Sono, come definisce lui nel Partigiano Johnny, il nostro Sinai, quindi il tutto. È un amore veramente che si rinnova pagina dopo pagina, anche appunto raccontandole nei momenti più difficili, la guerra, la fame. Le Langhe, le colline per Fenoglio sono ovunque. Sicuramente amava moltissimo l'Alta Langa. L'Alta Langa è per Fenoglio quasi un luogo ancestrale, no? Dove andarsi a ritirare nel momento, per esempio, in cui si ammala e poi purtroppo non riesce a guarire. Gli ultimi mesi prima di andare in ospedale lui li passa in Alta Langa per curarsi. L'Alta Langa era il luogo dove andava in vacanza in estate, la madre lo mandava dagli zii a San Benedetto Belgo, quindi è presente ovunque. Andava a scrivere in Langa, a San Benedetto Belgo appunto molti ricordano che lui si sedeva sulla panchina a scrivere con la macchina da scrivere e scriveva di getto, quindi sono anche probabilmente un luogo di ispirazione. E c'è un passaggio in Appunti Partigiani in cui lui dice che il giorno che qualcuno gli dirà di aver fatto la guerra ma di non essere mai salito a Cascina Langa e in quelle strade, gli tirerà un pugno, perché vorrà dire che lui non ha mai combattuto. Quindi in qualche modo la Langa, le Langhe, anzi plurale, diventano veramente sempre un momento irrinunciabile nella narrazione fenogliana e poi appunto anche nella sua vita privata. Sicuramente la città di Alba e le Langhe, grazie a Fenoglio, hanno oggi una possibilità di raccontarsi amplificata. È un territorio assolutamente ricco, bellissimo, io lo amo tantissimo, ma seguendo le descrizioni di Fenoglio non possiamo chiamarlo di più. E noi lo vediamo appunto con il turismo sempre più crescente che c'è intorno a Beppe. La gente arriva qui e chiede, dice: voglio andare a fare il percorso del Partigiano Johnny piuttosto che una questione privata per vedere le sue Langhe. Spesso vengono quando c'è la nebbia, quando piove, perché sono gli scenari appunto della guerra, perché vogliono vivere davvero quell'essenza che hanno letto nelle pagine. E allora lì sì, direi che l'arricchimento che lui ha dato a questo territorio è palese. Nel momento in cui io, che non conosco un territorio, ci voglio andare, voglio scoprirlo perché ho letto un libro, quella è una potenza che solo un grande scrittore può dare. Allora, che lo parlasse in casa, il dialetto sinceramente non ne sono così sicura, perché comunque appunto era facile sentirlo parlare in inglese, questo sì. Nella sua scrittura lo mette, ma perché effettivamente lui, a seconda dei personaggi che delinea nei suoi libri, lui li fa parlare con il registro linguistico che compete a quei personaggi. Quando fa, per esempio, appunto, sia nella Malora oppure nei suoi racconti sulla Langa, ci sono alcuni racconti ambientati dentro le osterie di paese dell'Alta Langa, lui fa parlare i suoi protagonisti anche a volte in maniera un po' sgrammaticata, un po' appunto piemontesizzata. Perché? Perché non potrebbe fare altrimenti, sarebbero sennò fasulli come personaggi. Oppure per esempio
a volte ci sono esempi di un piemontese italianizzato quando descrive in una questione privata la cascina, la villa di Fulvia, l'amore appunto che deve trovare, dice che la casa era sfisionomiata dalla guerra. Sfisionomio è un termine molto piemontese. Il fatto che quel libro sia letto in tutto il mondo fa un po' sorridere a volte, pensare chissà se è stata capita veramente. Nella Malora a un certo punto la proprietaria, la moglie di Tobia, proprietaria della cascina dove lui vive, lavora, gli dice mi hai fatto frusta. Mi hai fatto frusta è un termine, un modo di dire che capiamo noi qui in questa zona, altrove prende altri significati, però lui c'è appunto, non può togliere il piemontese quando fa parlare uomini e donne che lavorano in campagna e che vivono in campagna. Peppe Fenoglio ha questa particolarità fantastica che non andò mai in un paese anglosassone, pur conoscendo così bene l'inglese. Poi viaggiò, muore giovane perché non ha ancora 41 anni, viaggiò per motivi di lavoro, quando appunto lavorava per una ditta vitivinicola qui di Alba, viaggiava anche nella Savoia, andò a Roma, ma mi piace dirlo con una citazione di alcuni giorni fa fatta da un attore fenogliano che in un suo discorso ci ha fatto notare come Beppe Fenoglio abbia viaggiato con la mente, con i suoi libri, e quindi effettivamente riusciva ad andare con la sua fantasia veramente in luoghi che noi non abbiamo neanche visto fisicamente, no? Non so come spiegare, anche la sua traduzione, lui traduce tantissimo, soprattutto inglesi, ma anche americani, quindi sì, negli Stati Uniti non c'è mai stato, a Spoon River però in qualche modo lui c'è stato, perché le traduzioni le ha fatte, e quindi sicuramente la sua grande immaginazione, la sua grande capacità appunto di scrittore l'ha portato in tanti posti. Come centro studi noi abbiamo l'augurio di continuare così, nel senso che un po' Fenoglio appunto non era l'uomo che doveva apparire, era quello che insomma era sostanza, e un po' il centro studi deve essere quello per quanto mi riguarda, cioè essere una sostanza che si può ritrovare in ogni momento. La sostanza fenogliana, appunto. Quindi la cosa che io mi auguro è che sempre di più possano arrivare qui scuole, studenti, universitari e amanti di Fenoglio e trovare quella sostanza. Non ci sono fronzoli qui al centro studi, non ci sono specchietti per le allodole. Qua c'è la sostanza di Fenoglio. E c'è anche perché la nostra presidente è la figlia di Beppe, quindi Margherita Fenoglio, e questa è una cosa che effettivamente le persone anche apprezzano tantissimo, perché è una linea, una continuità. Il centro studi deve continuare a essere un po' un punto di arrivo, in qualche modo un porto sicuro per l'etica fenogliana. È un luogo dove chi vuole trovare autenticità la trova, e questo credo che sia la cosa più importante. Questo è il mio augurio, che non si snaturi mai questo senso veramente di anche un po' di uno scrigno che tiene, che in qualche modo raccoglie le piccole grandi storie di questa città, di questo territorio, per poterle restituire a chi qui approda. E questa è una cosa che secondo me è bellissima.
lui era fierissimo di aver scritto La Malora, perché lui sapeva che il suo territorio sarebbe cresciuto e che sarebbe diventato quello che oggi è. Ed è per quello che fissa un punto. Noi partiamo da qui. Ed è fiero di averlo scritto. C'è il personaggio Agostino, personaggio della Malora, che è un servo, viene venduto all'inizio del libro come se fosse un animale da lavoro, lui si definisce così, e va a lavorare sotto padrone. Questo capitava tantissimo, è capitato anche a mio padre, quindi una generazione rispetto alla mia, non è una storia così lontana. E a un certo punto però Agostino conquista un pezzo di terra. Le prime mattine avevo un bel chiodo. La prima cosa che facevo, da alzato, era guardare dalla finestra se la mia terra c'era ancora, se nella notte una frana non me l'avesse mangiata, come ho sentito dire che è capitato a gente delle parti di Cissone e di Somano. È una piccola frase, ma spiega veramente il senso di quella langa. Il conquistare un pezzo di terra e avere paura ogni mattina che qualcuno te l'abbia portata via. Oggi, fortunatamente, non c'è più quel tipo di paura, però insomma, La Malora ce la racconta molto bene.